Ma abbiamo pagato pesantemente dazio all'inizio del match e nel terzo quarto, un aspetto direi significativo, rientrando male dal contropiede, soprattutto nel terzo quarto, lavorando non con sufficiente semplicità in attacco e tenendo poco l'uno contro uno nel primo quarto. Diciamo che i due break costruiti in questi due frangenti, ripeto, l'inizio partita e al rientro dagli spogliatoi hanno pesantemente condizionato tutto il resto, nel senso che abbiamo avuto anche energia, anche grande pressione sulla palla in altre fasi della partita, adoperando soprattutto nel primo tempo la zona per rompere il flusso del loro gioco e i cambi sistematici nell'ultimo quarto. Purtroppo poi le partite vengono anche decise da episodi. Abbiamo avuto quattro possessi sul meno 4 per ritornare addirittura avanti, abbiamo segnato nessuno dei quattro, loro sono stati bravi nell'attivare, credo, Gaillet ad un certo frangente e quel vantaggio che si è dilatato da 4 a 7 è divenuto un ulteriore fattore di condizionamento. Le due triple nel finale ci hanno fatto andare vicini al possibile diciamo, nuova inversione dell'andamento del match. Purtroppo non siamo stati capaci di cavalcare per l'ennesima volta questo aspetto e vanno fatti i complimenti a Sala Consiglina, che è stata bravissima, direi chirurgica, in tutti questi frangenti. Inizio partita, terzo quarto, e nel frangente credo a 4 minuti dalla fine, quando eravamo ritornati a meno 4, avevamo tutta l'inerzia a favore, rientrando addirittura da un meno 20. Vanno fatti i complimenti a loro, per noi c'è ancora tanto da lavorare su questi aspetti. Sapevo che ci fossero delle cose, delle difficoltà da affrontare. Dicevo poco fa ai ragazzi che bisogna concentrare l'attenzione su questi aspetti innanzitutto, lasciando diciamo, da parte anche un eccesso di delusione, come può naturalmente a determinarsi dopo un match con un andamento a strappi così, così marcato.